In questo video vi farò vedere la trasformazione del braciere nato per funzionare a pellet con una semplice lastra di acciaio preforata e vi farò vedere poi come lavora il braciere quando viene alimentato con nocciolino. Allora, piccolo esperimento. Questo è un braciere nato per funzionare a pellet. Cosa succede? Se io metto il pellet con i fori da 6 che ci sono all'interno, vedete, il pellet rimane nel braciere e viene bruciato tranquillamente. Ora, cosa succede se io metto il nocciolino di oliva all'interno del braciere? Succede che, vedete, esce per il semplice fatto che i fori del braciere, che è nato per funzionare a pellet, non vanno bene per funzionare a nocciolino. Il pellet ha un rendimento energetico di circa 4,5 kWh al chilo e il nocciolino ha un rendimento di circa 5,5-6 kWh al chilo, quindi rende, nelle migliori delle ipotesi, un 20% in più. Il problema grosso del nocciolino è che, a parte l'odore iniziale leggermente più acre, quindi se abitate in città non lo potete utilizzare, dà fastidio, e che lascia delle ceneri maggiori sul fondo del braciere. Come facciamo a utilizzare questo braciere con il nocciolino? Bisogna metterci una lastra all'interno. Questa lastra qui l'ho acquistata su eBay. Io in passato avevo fatto due tipi di modifiche. La prima è la più semplice, ma dura di meno, nel senso che col calore le piastrine tendono poi a usurarsi. Tenete conto che, per mia esperienza, le piastrine da 2 mm durano 3-4 mesi, non di più, poi vanno cambiate perché il calore piano piano le consuma, è normale. La seconda modifica invece che vi propongo permette alla piastrina di durare molto di più, ci fate quasi una stagione.